Ciao, io mi chiamo Michelle e ho 12 anni. Mi piace la pizza e mi piace studiare. Ho una vita un po' speciale, come tutta la mia famiglia. Da più di 150 anni portiamo avanti una tradizione. Mio nonno e mia nonna lavoravano con gli elefanti e i miei genitori con i cavalli. Ci sono tante cose che mi piacciono della mia vita: i nostri animali, tutta la mia famiglia che viaggia insieme a me, il profumo di popcorn nell'aria, ma soprattutto mi piace quando entro in pista, perché il circo è la mia vita. In una fredda domenica di fine febbraio sono andato a Verona. Nonostante la carovana fosse sul punto di ripartire il giorno seguente, ho avuto la fortuna di assistere all'ultimo spettacolo. Sono andato per incontrare Cesare e Michelle, eredi di un cognome che risuona potente nel mondo circense. Oggi conosciamo due bambini nati nel circo. E il primo che devo ringraziare è il mio amico Davide Padovan, perché senza di lui non sarei mai arrivato in questo circo. Io ti ho portato un costume che mi ha creato la Nives, e gli strass invece ci sono qualcosa come 10 metri di Swarovski che mi ha cucito Joy Orfei, figlia di Nando. Quindi è un costume al quale tengo tantissimo, però per Pica questo è altro. È il tuo momento, eh. Ci sto dentro, c'è la pancia. Hai voglia che ci stai dentro. Ci stavo dentro io quando pesavo 125 kg. Oh, questo era il mio sogno quando ero bambino. Guarda che roba. Stai benissimo. Cosa devo dire? Che tu presentatore del circo. Signore e signori. Esco anche da là. Sì, fai tutta l'uscita. Spettacolo. Vado, eh. Vai, eh. È impossibile. Signore e signori, ma soprattutto bambini, benvenuti al circo Cesare Togni. Bravo! Grazie dell'entusiasmo, eh. Conosciamo i protagonisti di oggi. Buongiorno ragazzi. Io mi chiamo Michelle. Io mi chiamo Cesare. E di cognome? Togni. Togni. Ma me lo fate fare un giro turistico di tutto sì, quanto? Ok. Questa qua è la biglietteria. Ok. Dove è praticamente l'entrata. Ok. E questa qua è il tendone del circo. Che si chiama Chapitò? Sì. Vero? Ok. Aspetta, voi cosa fate? Cioè, che artisti siete? Faccio l'hula-hoop, poi mando un pony, lavoro con un pony, sì. E faccio giocoliere a cavallo più o meno. Ok. Cioè, circa, insieme ai miei cugini. E tu, Cesare? Io faccio il giocoliere anch'io. Sì. Poi aiuto mia sorella con i suoi numeri, gli lancio l'hula-hoop e l'aiuto a tenere dei cerchi per il suo numero col pony. Oh, bravissima. E quanti ne avete? Io 12. Io 9. E da quanto fate il circo? Da sempre? Allora, da lavorare abbiamo iniziato adesso ad ottobre. Ok. Però siamo nati nel circo, viviamo da sempre. Questa qua è il chiosco del bar dove si possono prendere il cibo, il caffè, acqua. E i popcorn? Pure. Anche, ok, meno sì. Male. Poi dopo ci sono i posti a sedere. E questa qua è la pista dove ci esibiamo. E non vi viene la strizza prima di dovervi esibire? A volte sì, a volte no, dipende. E il numero che fate l'avete inventato voi? Più o meno. Ci ha aiutato mia mamma. Ok. Cioè, poi i nostri zii, queste cose. Poi dopo questo qua, noi lo chiamiamo camerino, è okay. Dietro il backstage. Infatti qui ci sono tutti gli attrezzi e le cose che ci servono per... Ok. Poi dopo quella specie di container è la fonica, noi la chiamiamo così, è dove si fanno le luci e la musica. E chi c'è che fa la fonica? Mio cugino. Ok, lo immaginavo che c'era qualche vostro parente. Poi dopo Eccoci. Qui si esce e ci sono i carri di là e questo qua è un altro camerino dove ci cambiamo, ci trucchiamo e queste cose. Tu da cosa ti trucchi? Niente, no, non ti trucchi. Io mi vesto qua e basta. Ok, come ti vesti? Prima mi metto questo, lo smoking, per aiutare mia sorella. E poi per il numero nostro, non si vede tanto, c'è questo costume che hanno più o meno tutti. E devi cambiarti velocissimo? No, in realtà c'è un po' di tempo, ci sono due numeri in mezzo. E tu invece cambi solo un vestito? No, tre. Tre? Ma chi è Arturo Brachetti? Fai vedere cosa ti metti. Allora, prima è questo che è il costume con il quale faccio l'hula-hoop. Poi dopo c'è questo qua, che è il costume con cui faccio il pony. E poi c'è questo, che è per il giocoliere. E giocoliere che cosa fai? Le clave? Le palline? No, cioè io non so giocolare. Ok. Lo sa fare solo i miei cugini, quindi okay. Io faccio l'hula-hoop dentro. No, io te l'ho visto, stavi in piedi sulle spalle su un cavallo. Sì. Dopo, vabbè, oggi lo fai questa cosa? Sì, sì. Ma non ti caghi sotto andare su in alto così? Le prime volte quando provavo sì, ma adesso no, ci sono abituato.
Quante volte l'avrei già fatto? Tante. Tantissime volte. Pensa che Cesare è talmente professionale e professionista che arriva in circo 1:10 prima che inizi lo spettacolo, vero? Sì. Per mangiare i popcorn vieni? No, le mangio pochissime volte. Oh, bravo. E cosa vieni a fare? Ti prepari? A preparare le cose per mia sorella e poi a stare qua un attimo da solo. E lì c'è la scuderia dove ci sono gli animali. Così mi fai vedere anche il tuo pony. E oggi è l'ultimo giorno che siete qua, vero? Sì. E domani dove andate? Lo sapete già? Domani andiamo a scuola. Domani andate a scuola. Quindi non siete molto contenti. No. Ok. Fatto, qua ci sono gli animali. Cavalli e un'oca. Un'oca! E l'oca cosa fa, scusate? Niente. Ah, ok. I nomi pure? Certo, sì. Allora, sono tutte femmine queste qua. E lei si chiama Perla. Sì. Lei si chiama Villan. Sì. E lei si chiama Messi. E poi dopo di là c'è il pony con cui lavoro, che è maschio. E si chiama Lucerito. E quanto tempo ci lavori con lui? Allora, la prima volta che ci ho lavorato avevo 10 anni ed ero a Milano, poi dopo okay. Ci sono spostati a Verona. Poi dopo, quando abbiamo aperto il circo, ce l'hanno prestato dai nostri zii e quindi okay. Adesso ci lavoro qui. E quanto ci hai messo a preparare il tuo numero con lui? In realtà me l'hanno preparato i miei zii, okay. Perché questo pony ha un po' d'anni e quindi ci hanno lavorato tutti quanti, i miei cugini, altri cugini, sono cresciuti tutti con questo pony. Okay. Infatti adesso tocca a me. E coi cavalli chi ci lavora? I miei cugini e noi. Ok. Ma quindi qua praticamente tutta la vostra famiglia sono tutti artisti? Sì. E che cosa fanno? Tipo la vostra mamma cosa fa? Mia mamma prima faceva il cerchietto. Che cosa vuol dire? Una specie di... cioè un cerchio appeso aereo. In aria. Ah, cioè, ok. Però adesso, visto che c'è mia sorella che ha 2 anni, adesso... Ah, ok. No, pensavo che mi dicevi che era tu, adesso lo fa mia sorella. No. Cioè, non ancora. E da grandi cosa volete fare? Io continuare sempre così. Pure io. No, dico, volete fare un altro numero? Volete imparare a fare un'altra cosa? Io vorrei fare il trapezio, che wow. C'è una sbarra con 2 corde così mm-hmm. sopra. O sennò pure i tessuti aerei, che sono okay. Sempre tipo 2 tessuti così okay. Appesi in aria. Io non lo so, qualche numero aereo, però non lo so. Aereo anche tu? Ma non ci avete paura di cascare giù? No. Poi ci sono pure i materassi sotto, quindi... Oh. Beh, io invece vi guardo da giù, va bene? Cioè, se voi volete imparare a fare questa cosa, chi è che ve lo insegna? Tipo mia mamma, visto che faceva quello, ci può insegnare lei. Ok. Se no, adesso qui c'è una ragazza che insegna queste cose, quindi ci aiuta un po' anche lei a farlo. Ah, ecco, okay, vedi. Se no, c'è la nostra famiglia che ci insegna. Certo. Perché nella vostra famiglia c'è di tutto. Sì. Dal domatore ai trapezisti, clown forse anche ci sono. Ma prima di farvi vedere le esibizioni dei ragazzi e la mia con Lula Hop, ho deciso di provare a spiegarvi la dinastia della famiglia Tony. Per riuscire a districarmi fra i complicatissimi legami di parentela ho dovuto studiare tantissimo, ma credo di aver trovato una quadra. Quindi per raccontarvi come si arriva al circo di Cesare Togni, vi racconto la storia della famiglia Togni. Tutto inizia con Aristide Togni, che nel 1880 sposa Teresa De Bianchi, da cui ha 8 figli. Ovviamente non posso parlarvi di tutti perché saranno più di 400, ma vi parlerò solo di quelli che hanno più valenza nel mondo del circo. Ad esempio, i 4 figli maschi, Riccardo, Ercole, Ugo e Ferdinando, si uniscono nel Circo Nazionale Togni. Questo fino al 1951 circa. Ora tenetevi forte perché si inizia a complicare la faccenda, perché arriviamo alla seconda generazione della famiglia Togni. Dal ramo di Ercole Togni nascono 5 figli, tra cui Darix Togni, il domatore del secolo, e anche suo fratello Vioris, da cui nascerà Oler, uno degli stuntman più famosi. Torniamo indietro. Dal ramo di Ferdinando invece nasceranno Adriana, Bruno, Willy e Enis, il cui figlio Flavio è uno degli artisti più premiati al mondo e l'abbiamo conosciuto nello scorso video che ho dedicato a questo mondo, andandolo a trovare nel suo circo americano. Salve a tutti ragazzi! E l'ultimo ramo di cui voglio parlarvi è quello di Ugo Togni, da cui discendono Vallì, Missy, Agli, Oscar, Lidia e Cesare Togni, che è il bisnonno dei nostri ragazzi, perché da Cesare Togni nasceranno 4 figli, di cui uno è Elvio Togni, che è il nonno di Cesare e Michelle. E sono anche andato a mangiarmi i pasticcini sulla sua roulotte. Michelle, ho una richiesta un po' speciale. Mi insegna a farlo la 8? Non c'è speranza che io ci riesca.
Non so neanche se mi passano. Ci sono della misura giusta. Questi sono per me. Questi sono della mia misura. Come si sceglie chi? Cioè, chi è che decide? No, tu diventi clown, no, tu diventi trapezzista. Scegli da solo. Ognuno sceglie. Sì. Voi da quanto siete qui a Verona adesso? Dal 22 dicembre. E prima eravate? A Valdagno. Perché? Perché chi non lo sa, sì, voi non state in un posto fisso, no, vi spostate continuamente. E dove vivete? Questi camper. Cioè, voi è un po' come stare in vacanza tutto l'anno? Sì. Come stare in campeggio, vedi? Sì. Questo qua è il camper del clown. Ok. Che si chiama Steven. Ok, che non è vostro parente? Circa, ok. Ok. Poi dopo questa qua è casa nostra. Questa qua di fianco è casa dei miei nonni. Ok. Quella lì è casa dei miei cugini. E questo qua pure è il campino dei miei cugini. Ok, quindi voi andate sempre in giro? Sì. Vuol dire sì, che a scuola non andate? No, sì, no, andiamo. Noi ogni città che andiamo cambiamo scuola. Tipo adesso noi siamo qui a Verona, andiamo a scuola a Verona. Dopo andiamo a un'altra città e andiamo nella città, nella scuola lì. Quindi avete un sacco di amici, compagni di classe dappertutto, sì, praticamente. Sì. E a voi piace questa vita qua? Sì, sì. È arrivata l'ora di iniziare a prepararsi, perché il pubblico sta iniziando ad arrivare. 30 minuti allo show, trucco. 10 minuti allo show, arrivano la mamma e la sorellina Giulia. Michelle vestita e truccata e pronta ad entrare nel tendone. Anche Alex si avvia verso il backstage. Riscaldamento. Prima le gambe, poi si prende confidenza con gli oggetti del mestiere. E mentre Cesare si muove leggero come una piuma, tutta la famiglia è riunita nel backstage. Cugini, zii, tutti. Ci siamo. Pronti per partire, si comincia, eh? Prima uscita, la parata iniziale con tutti quanti gli artisti riuniti. Poi tocca alla cugina Erika, la ballerina a cavallo. Ed ecco il turno di Michelle col suo fido aiutante Cesare. Com'è andata la tua prima uscita? Bene. Tutto bene, bravo. Devi cambiarti? Non adesso. Non ancora, ok. E mentre Valentina fluttua nel tendone, fuori è tutto un preparativo per il prossimo numero. Ora cosa succede? Arriva un altro cavallo? Sì. E poi? Poi si preparano per salire, okay. E poi c'è il numero di passo 2. Passo 2, ok. E dopo i cugini è il turno del clown Steven, mentre fuori arriva l'userito, pronto al suo grande numero. È il tuo momento? Ti sei cambiato? Sei quasi il momento del tuo numero. Anche se non me lo dice, la tensione comincia a sentirsi. Mentre lo spettacolo procede, ci si scalda. Dopo Valentina è il momento del numero finale. Tutta la famiglia è al completo. Il nonno in tribuna, la sorellina Giulia e la mamma nel backstage. Si parte. Escono i cugini con Michelle. Questo è il momento di quel bambino, che non è un semplice spettatore, ma è una stella nel firmamento di un'intera famiglia. È proprio il suo papà ad assicurarsi che sia tutto in sicurezza. Mentre cammina verso la pista, il suo cuore batte forte. Con un sorriso sulle labbra e il coraggio nel cuore, Cesare parte. Primo passo, salta sul cavallo. Poi bisogna salire fin sulle spalle di suo cugino, lassù, a 4 metri. Ancora non abbiamo finito. Clava 1, clava 2, clava 3. Un bel respiro. Nel pubblico cala il silenzio. Non c'è paura, non c'è incertezza in Cesare. Vai. Potete sentire la magia di questo momento. La magia di un bambino che trova la sua voce nel mondo.
Mentre i riflettori si spengono e il suono dell'applauso continua a echeggiare nell'aria, salutiamo Cesare e Michelle, che hanno dimostrato al mondo intero che il loro nome porterà avanti un'intera tradizione di coraggio, talento e passione che risale a 6 generazioni fa. Ringrazio il circo Cesare Togni per avermi accolto e soprattutto perché mi ha lasciato addosso proprio delle belle sensazioni. È un circo che riparte in piccolo stretto attorno a una famiglia. È stato bello vedere come un bambino di 9 anni abbia le idee più chiare di me su cosa vuole fare nel suo futuro. E voi, da grandi, cos'è che volete fare? Scrivetelo in un commento anche se siete già grandi. Buona fortuna, ragazzi, che il palco della vostra vita continui a brillare.